Bentrovati cari buongustai a casa tua, identità, gusto, benessere. Oggi davvero identità, benessere e gusto ce n'è in quantità. Siamo da Natura, l'organizzazione di produttori che firma anche questa edizione di A Casa Tua. Non perdetevi nulla perché oggi il verde e a tratti anche il giallo tingeranno di colori molto vitaminici questa puntata. Venite con me. Ed eccoci qua proprio in mezzo a questo chiueto straordinario insieme ad uno dei più grandi, direi, produttori di Natura per questa edizione. Qui a Taurianova abbiamo Filippo Zerbi, ben trovato. Buongiorno. Come va? Ben arrivati. Ben trovato a casa tua, Filippo. Grazie. Si sta benissimo. Mi sento particolarmente coccolata. Ci sono un sacco di figlioletti qui appesi. C'è un bel tetto di figlioletti. Sì, siamo al sicuro, siamo ricchi di vitamine qui sotto e andiamo a parlare davvero. Cioè, entriamo subito all'obiettivo di questa varietà Award, che è una delle due che Natura distribuisce in tutto il mondo, grazie ad una qualità estrema di questo kiwi calabrese. Dici qualcosa a proposito di questo? Sì, Natura ha creato una bella aggregazione per valorizzare questo che è un prodotto molto importante per la zona. In questo caso stiamo parlando di kiwi verde, varietà Hayward, che è una varietà che in questo tipo di terreno si coltiva molto bene. Potete vedere che i risultati sono senz'altro soddisfacenti e questo è dovuto a un clima particolarmente favorevole alla coltivazione di questa specie, perché ha una combinazione di terreno, umidità relativa e freddo invernale che consente una produzione ottimale di un prodotto che ha una marcia in più rispetto al kiwi prodotto nel resto d'Italia e nel resto d'Europa, perché ha una conservabilità maggiore. Il kiwi che si raccoglierà in questi giorni, noi inizieremo la raccolta tra qualche giorno, verrà commercializzato fino a giugno e in questo caso il kiwi calabrese dà la possibilità di prolungare questo periodo di commercializzazione. Quindi ambiente pedoclimatico particolarmente evocato, grazie probabilmente anche a delle giuste escursioni climatiche. Ormai no, siamo abituati a capire che spesso una buona qualità organolettica dipende proprio da questo fattore, così come dal terreno. Che caratteristiche ha chimiche il terreno di cui ha bisogno il nostro kiwi di Natura? Questo è tendenzialmente un terreno subacido, cioè stiamo parlando di un pH intorno al 5,5, che va benissimo per il kiwi, così come va bene un inverno che qui nella piana di Rosarno Gioia Tauro è abbastanza freddo. Anche se negli ultimi anni si parla di cambiamenti climatici, di riscaldamento del clima, riusciamo ad avere degli inverni abbastanza freddi per garantire la giusta qualità al kiwi, perché tutta la frutta ha bisogno di un certo grado di freddo, che qui si alterna in maniera molto favorevole anche a un clima estivo caldo che richiede molta acqua, che però noi diamo con l'irrigazione, per cui riusciamo a fornire al kiwi tutto quello di cui ha bisogno. L'avreste mai detto che il kiwi calabrese è tra i più apprezzati nel mondo? Io direi anche il più apprezzato nel mondo. E allora, a proposito di questo, io vorrei che tu mi conducessi intanto verso l'altra varietà. Abbiamo due colori della salute per il nostro kiwi di Natura. Una a polpa verde e l'altro a polpa gialla. Ovviamente la famiglia varietale è sicuramente differente, ma le proprietà sono sempre ricchissime di un sacco di microelementi che sono fondamentali soprattutto per curare i malanni di stagione, perché innanzitutto agiscono con l'altissimo livello di vitamina C a rafforzare il nostro sistema immunitario. Ma noi, a proposito, per Natura lo abbiamo, come vi dicevo, fino alle porte dell'estate, per cui ecco perché vita lunga nel sud Italia, ma soprattutto in Calabria. Andiamo, va verso la polpa gialla? Sì, assolutamente. Ma questa varietà verde che è stata introdotta in Calabria intorno alla fine degli anni Ottanta, negli ultimi anni si è affiancata alla varietà gialla, che viene coltivata più di recente, con ottimi risultati. E perciò si riesce a garantire a organizzazioni come Natura, che hanno clienti in tutto il mondo, anche la varietà gialla, che è particolarmente apprezzata in Asia.
Gli asiatici apprezzano particolarmente il kiwi giallo, per cui si sta coltivando anche il giallo per poterlo esportare in questi paesi, che sono molto interessati a questo frutto che, come dicevi giustamente, ha un apporto di vitamina che lo può sicuramente classificare tra i frutti nutraceutici, su quei frutti che sostituiscono gli integratori che oggi vanno molto di moda. Gli integratori qui ce li abbiamo in azienda, ce li abbiamo nei nostri terreni, sia per quanto riguarda il kiwi con la vitamina C, sia per quanto riguarda l'olio extravergine con la vitamina E. Per cui non abbiamo bisogno di integratori, abbiamo bisogno di mangiare, di coltivare e di mangiare la frutta del nostro territorio. È proprio così, ed ecco perché A Casa Tua è identità, gusto, benessere. Non perdetevi nulla, perché andiamo adesso a scoprire la pasta gialla, molto fashion anche per le preparazioni gastronomiche, oltre ad avere un profilo un po' più dolce per chi non amasse troppo l'acido come me. Io ne sono ghiotta invece di quelli a polpa verde, e poi i tuoi sono biologici, sono straordinari. E non perdetevi nulla, seguiteci, perché vedremo pure il processo di confezionamento. Andiamo. Grazie. Ed eccoci che siamo ancora qui. Vi sembra lo stesso Kiweto, ma in realtà non lo è. Il nostro Filippo ci ha accompagnati qui dal nostro Pierluigi. Ben trovato A Casa Tua, come Grazie va? Grazie mille, tutto bene. Stiamo raccogliendo, quindi... Oggi è una bella giornata. Quando si raccoglie, si raccolgono i frutti di un anno di attività, quindi... Beh, non può che andare bene. Certo che sì, ma noi ci aspettiamo poi di avere sempre questo kiwi che si presenta come se fosse dipinto, come se fosse proprio scolpito a mano. Sembra uguale rispetto all'amico, al cugino Howard, ma in realtà non lo è. Dicevamo, per una capigliatura fondamentalmente, certo. A primo acchitto. In realtà sì, perché questo è una varietà che si chiama Jintao e ha la caratteristica esteriore di essere senza peli. All'interno, viceversa, poi è di tutt'altro colore, perché è giallo, è il famoso kiwi giallo che oggi incomincia a conoscersi sui mercati, ma che per anni noi abbiamo venduto essenzialmente al nord o addirittura in altri paesi esteri che non fossero l'Italia. Che probabilmente l'avevano già come coltura, ma non così buono, non con queste qualità organolettiche. Abbiamo già parlato, il kiwi ovviamente di natura è un kiwi davvero importante nel suo profilo gustativo, quindi lo apprezziamo e siamo abituati, per fortuna, a vederlo sulle tavole in tutto il mondo. Ma questo fatto che non abbia tutta questa peluria
Poi di solito abbiamo le ciglia anche per difendere noi i nostri occhi dall'attacco di polveri o magari di agenti esterni. Lo vede un po' più delicato rispetto al verde? Sì, difatti uno dei limiti di questa varietà è l'essere a rischio delle problematiche atmosferiche, della grandine, soffre anche se viene toccato in una fase di accrescimento del frutto. Per cui bisogna avere la massima attenzione nel gestire questo frutto. Bene, quindi la raccolta parte di solito da... da adesso, periodo? Dai primi da fine ottobre, primi di novembre. E dura 3-4 giorni, una settimana, perché in realtà uno dei vantaggi grossi del kiwi è che tu raccogli tutto quello che c'è sulla pianta senza problemi di dover ritornare per fare una successiva raccolta. Siamo quindi in piena raccolta e com'è che viene tagliato e come viene preso e messo in questi cassoni? C'è una tecnica particolare che possiamo osservare? Ma diciamo che la tecnica è molto semplice. L'importante è non danneggiare il frutto facendolo cadere dall'alto e appoggiandolo delicatamente durante la raccolta nei cesti di raccolta e poi successivamente nei grandi bins dove viene poi avviato allo stabilimento di lavorazione. E allora proprio per questo noi adesso andremo e non ci perderemo nulla di come avviene questo confezionamento e di come è possibile avere il kiwi calabrese sulle tavole nel mondo da addirittura fine novembre fino alle porte dell'estate. E allora andiamo, dai, tu mi accompagni, vieni con certo, noi? Certo, con piacere.
Parcheggio del Mezzo, arrivati a scoprire nel centro di lavorazione di Natura come vengono processati i nostri kiwi. Con me sempre il mio cicerone, Filippo Zerbi. Siamo stati a vedere due tipi di varietà con te e adesso andiamo a vedere come arrivano sulla tavola dei nostri consumatori. Filippo, cosa avviene? Questo è il luogo d'arrivo della frutta dalle aziende. E arriva nel luogo dove viene lavorata, il magazzino di lavorazione. La lavorazione del frutto consiste inizialmente in una selezionatura a mano delle farfalle. Le farfalle sono i kiwi fuori forma che non possono essere commercializzati e vengono scartati. Tutto il resto passa per una macchina calibratrice che in base al peso li invia a dei cassoni che conterranno kiwi di calibro diverso, che poi saranno indirizzate a una successiva selezione che perfezionerà quel tipo di calibro che andrà al confezionamento. Una volta confezionati nei pallet, vengono caricati sui camion oppure messi in magazzino per la conservazione per la merce che verrà commercializzata successivamente. E allora c'è anche un momento particolarmente simpatico che a me piace tanto, che è quello, vanno pure dal barbiere, perché abbiamo detto prima pelo non pelo, beh, l'iGuard ha il pelo ma anche quello senza, quindi a pasta gialla viene spazzolato, perché deve essere bello, anche affascinante, appetibile, di grande appeal per i nostri mercati internazionali. E poi guardate lì il finale. Natura, così come siamo abituati a vederla noi, questa cassetta che parla di eleganza, semplicità, colori giusti, definiti e un'alta gamma, l'alta gamma che ci rappresenta. E allora, cari buongustai, come potrebbe finire tutto questo? Beh, sicuramente con una ricetta che oggi non abbiamo il tempo di fare, però subito penso di realizzare qualcosa nella cucina di a casa tua. Ma adesso breve stacco pubblicitario, consigli per gli acquisti e ci ritroviamo in azienda e vi faremo conoscere finalmente il presidente, è vero? A tra poco. Dai, allora, dopo questi consigli per gli acquisti, vi è venuta voglia di mangiare tanta frutta? Sicuramente sì, ma me lo fate presentare subito, è lui, inossidabile presidente dell'organizzazione di produttori Natura. Non ti bacio perché già ci siamo sbaciucchiati all'inizio e abbiamo mangiato tanti kiwi. Che sì, ottimo inizio. Ben trovato a casa tua, ad Enzo. Buongiorno Filardo. A tutti voi. Come va? Tutto bene, grazie. Tutto piacere di trovarvi tra di noi. A chi lo dici, finalmente siamo riusciti ad entrare in uno dei tanti vostri kiwi, insomma, uno dei tanti produttori. La realtà di Natura ha una mission precisa. Enzo, qual è? Tu che sei stato fuori tanti anni e sei riuscito a riportare, partendo da Polistena, una realtà che oggi è conosciuta nel mondo e quindi sulla tavola internazionale la nostra frutta arriva grazie a Natura. Ma guarda, ti dirò, noi partiamo comunque, e anche noi come Natura, avvantaggiati. Il Made in Italy, di che se ne dica ancora nel mondo, funziona e funziona bene. Ovviamente bisogna organizzarsi e strutturarsi per affrontare questi mercati che comunque crescono in modo smisurato, se così possiamo dire. Beh, ma appunto bisogna dare una programmazione, no? Far parte di un'organizzazione come la vostra, cosa mette a disposizione? In cosa si differenzia per un agricoltore? Intanto sicuramente è agricentrica, nel senso che c'è una tutela nei confronti dell'agricoltore. Assolutamente sì, la base principale è quella di, come dire, servire e curare più così il prodotto, ma soprattutto ascoltare i nostri produttori.
e questo rapporto deve essere sempre messo in primo piano in modo tale da acquisire sempre di più la fiducia dei nostri produttori. È da là che poi parte tutto. Probabilmente anche accompagnarli nei momenti di difficoltà. Voi sapete bene che l'agricoltura è un settore sempre più delicato, sempre più in via di cambiamento continuo. Un tempo essere agricoltore di una varietà magari di frutta o di ortaggi ti faceva essere garante di una produttività che aveva una resa, aveva comunque un suo percorso anche piuttosto lungo. Adesso non è più così, le cose cambiano da... Le cose cambiano anche nel nostro mondo in modo anche veloce. La ricerca di nuovi clienti, la ricerca di nuovi mercati per una struttura come la nostra, chi che sia, deve essere, come dire, quasi un'ossessione, se così si può dire. È proprio così. Allora, perché il kiwi calabrese, lo abbiamo già detto, quindi il kiwi in natura è buonissimo, l'abbiamo detto, tra i più apprezzati kiwi italiani che abbiamo nel mondo, ma che cos'è che siamo riusciti a fare? Quali mercati siamo riusciti ad occupare? Ma ad oggi possiamo dire che siamo presenti un po' su tutti i continenti. L'elenco per nostra fortuna è lunga, spaziamo dalle Americhe ai paesi arabi per andare nel mercato in Cina, per andare all'ultima new entry, il Taiwan, dove già abbiamo iniziato da qualche settimana l'export, per poi arrivare in Australia, insomma, facciamo il giro del mondo. E tanti altri lo vorrebbero e non glielo possiamo dare, perché? Questo perché lo vogliamo dire, per esempio c'è il Giappone dove non si riesce ad entrare per motivi tecnici. Lì, ahi, noi viviamo, se così si può dire, un dramma politico, burocratese. Qual è? Entriamo nel dettaglio. Il protocollo fitosanitario, che tra i due ministeri non si riescono a mettere d'accordo a stilare questo noto protocollo fitosanitario per permetterci di sbarcare anche in Giappone. Ma servirebbero grosse cifre? No, serve solo la buona volontà. Ecco, però la buona volontà del burocrate... Capiamoci, per le future elezioni non si sa mai, a buon intenditor poche parole bastano. Insomma, noi vogliamo prendere pure i giapponesi, belli miei, che già si nutrono bene, fanno un sacco di filosofia per curare la mente e il corpo, però senza kiwi no, si può, così manca come qualcosa senza di importante. Clementina. Allora, andiamo alle referenze. Abbiamo diverse referenze che occupano il calendario autunnale e invernale e arrivano fino alle porte dell'estate con le clementine GP. Assolutamente, le GP Clementine di Calabria, siamo pronti spero tra 15 giorni, 20 giorni a essere a regime, un po' in tutta, come sapete, in tutta la Calabria. La Calabria, poi soprattutto nella piana naturalmente di Sibari, quello è proprio il territorio più vocato in assoluto, ma non di meno anche la piana di Gioia Tauro, con anche l'arrivo delle nostre bellissime bionde che simboleggiano un po' il sole della nostra terra. Assolutamente sì, la nostra arancia che comunque... cerchiamo di farle conoscere nei mercati, anche se la E poi aspetta, un'arancia, di solito una bella insalata, non può, soprattutto quella natalizia, non può essere chiamata tale se non vede anche l'aggiunta dell'ortaggio per definizione ipocalorico, digestivo, ricco di acqua, così croccante ma dolce allo stesso tempo, con quella punta anche di freschezza infinita, e andiamo poi... Sul finocchio, certo. Guardate com'è timido il presidente. Lui si lancia con i mercati esteri, però poi quando si trova a casa tua, giustamente... Ha la paura di sbagliare. No, ma che assolutamente. Noi li abbiamo tutti, come vedi. Allora, sono contenta e ho saputo anche che ci sono nuove colture in fase di sperimentazione. Non anticipiamo nulla. No. Andiamo a goderci, l'ho detto già anche poc'anzi, il processo quindi di... il confezionamento. Abbiamo visto prima di andare in pubblicità dove arrivano i nostri kiwi, come arrivano sul nastro trasportatore, e adesso li andiamo a mettere in cassetta, e chissà dove andranno. Bene. Oggi dove andiamo, andranno? Brasile, andiamo in Brasile. Ok, andiamo ballando magari, noi siamo felici perché mangiamo tanta frutta e verdura di natura. Andiamo, bene, Presidente, andiamo.